Buongiorno, bentrovati al Salotto Acquatico di Swim Biz. È un piacere per me oggi presentare la dottoressa Valacussa, Laura. Va bene? Esatto. E il famosissimo, l'esimio, grazie. Bibi Battistelli, grandissimo campione di qualche tempo fa. Sì, un po' di anni, dai, possiamo. Ci ritroviamo qui, dottoressa, perché oggi è una tappa fondamentale, no? In tutti quanti i centri federali d'Italia, nelle piscine dei centri federali d'Italia, ci sarà disponibile questo giocattolino che salva la vita, un defibrillatore. Ce ne vuoi parlare un attimo tu? Certo. Allora, oggi è una data sicuramente importante perché abbiamo fatto questo accordo con la Federazione Italiana Nuoto, che mi sottolineo essere la prima federazione italiana a condividere con noi questo percorso di diffusione della cultura all'emergenza e all'utilizzo del defibrillatore e la messa in pratica delle prime manovre di soccorso con la rianimazione cardiopolmonare. Ormai è noto che la diffusione capillare dei defibrillatori può in alcune occasioni salvare la vita. La morte improvvisa è purtroppo un qualcosa con cui ci imbattiamo tutti i giorni. In Italia circa 60.000 persone all'anno vanno incontro a morte improvvisa e sono persone di tutte le età, dai bimbi alle persone più anziane, da quelli sani alle persone ammalate. E sappiamo che l'unica vera arma contro la morte improvvisa è l'utilizzo del defibrillatore. Solo una diffusione capillare potrà modificare la sopravvivenza, che attualmente in Italia è sotto il 10%, in altre nazioni è sopra il 30-35%. Permettimi, un fatto di civiltà, perché questo è uno strumento incredibile che dovrebbe essere presente, per quanto mi riguarda, dappertutto: scuole, centri sportivi, stadi di calcio. Quest'anno peraltro ci sono stati degli episodi, esatto, di mancanza di defibrillatore che hanno causato, insomma. Sì, lì c'è stato un ulteriore, perché lì la mancanza di cultura. Perché il defibrillatore c'era, purtroppo. Senti, come allievo questo ragazzo che oggi. Dottoressa severa, eh? Io sono diverso. No, non vero. No. Tu però sei uno preciso, come quando nuotavi i tuoi. Chiaramente non è la materia nostra, insomma, la materia mia. Però, come ho detto prima, dottoressa è molto seria ed è giusto, perché comunque sia viene utilizzato un apparecchio che, come ho detto dottoressa, salva la vita. Quindi è normale che bisogna essere severi e capirlo il meglio possibile. Per me oggi è fondamentale, anche magari facendo il direttore del Centro Federale Pedalata, sono venuto ugualmente a fare il corso, perché io lo ritengo una cosa importantissima. Questo, che faccio i complimenti a tutto lo staff, alla dottoressa, alla Federazione Italiana Nuoto e al Presidente Paolo Barelli, ma non sono sempre le solite ringraziamenti di routine, no, io ci credo proprio, perché è una cosa per me fondamentale. Sono state vicine persone a me che sono morte per arresto cardiaco, quindi magari se ci fossero stati defibrillatori può darsi che parecchie vite umane si sarebbero salvate. Quindi per me è fondamentale questo corso. Dottoressa, lui è un grande testimonial e oggi ha fatto parte del gruppo che si è impegnato. Quanto tempo ci va per apprendere l'utilizzo di questo strumento? Allora, da non professionista, perché tu sei un medico, allora, sei un cardiologo, guarda, sei un esperto. Questo vale lo stesso tempo che tu sia professionista o meno. A prescindere che siamo convinti che l'utilizzo del defibrillatore possa essere aperto a chiunque, cioè se uno va in Europa, in Francia, ci sono defibrillatori nelle strade, nelle piazze, nessuno ti chiede il patentino per usarli, quindi è un elettrodomestico e se lui lo conferma è la cosa più semplice, sì, del corso che abbiamo fatto oggi, è l'utilizzo del defibrillatore. Fatto salvo questo, quindi, che secondo me il defibrillatore può essere usato da chiunque, il corso di rianimazione cardiopolmonare e per l'utilizzo del defibrillatore ha una durata media di 4-5 ore. In queste ore una persona riesce in qualche modo a far proprio dei passaggi, dei movimenti che rimangano automatici, in modo che se ha la sfortuna di trovarsi di fronte a un'emergenza sia in grado di mettere in atto dei gesti molto semplici che però veramente possono salvare una vita. E non è una frase fatta, è proprio la verità. Senti, oggi è la giornata più chiave, ma ci saranno sicuramente altri appuntamenti. Penso che distribuirete il verbo e i defibrillatori un po' dappertutto. Allora, sicuramente ci saranno altre date. A questa stregua sicuramente la Federazione Italiana ha proprio, come dicevo, condiviso l'associazione, che il percorso fatto dall'associazione che rappresento, che è l'Italian Resuscitation Council per la comunità, che è un'associazione nata nel 2004. Tu sei presidente? E che ha,
e che ha il compito di diffondere la cultura nell'emergenza proprio nella popolazione, nella società, nelle scuole, nelle società sportive, tra le persone che tutti i giorni si incontrano. E il fatto che la Federazione Italiana abbia voluto e ci abbia chiesto, siamo veramente onorati e contenti di questo e siamo sicuri che sia un inizio, ma che darà dei frutti notevoli. Il primo passo, come spesso succede tu sì. Parte proprio dal mondo dell'acqua, delle piscine, di cui noi andiamo orgogliosi, perché la famiglia siamo i primi, quindi noi siamo orgogliosi anche essi. Sì, è giusto. Il nuoto di questi periodi è un po' sempre primo, ti insegno. Grazie ancora, grazie a Laura, grazie a e grazie al mio amico Stefano Battista. Alla prossima con Swim Biz. Ciao! Grazie.